Amiche e amici del Palamano, bentornati live dal Palazzetto Tacca, terza giornata della Serie A Beretta femminile quest'oggi, quindi impegnate le nostre ragazze, ospiti una delle assolute protagoniste e sicuramente una delle favoritissime per questo scudetto 2021-2022, vale a dire l'SSV Brixen. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, presentiamo la crew. Io Vai. Sono Luca Basile, avete già sentito la voce del mitico Davide Bianchi. Buonasera a tutti, buonasera. In cronaca, oltre a spippolare con i suoi tastini per fornirvi, come sempre, come il segnale sempre, video e audio. Ovviamente alla telecamera abbiamo l'inossidabile Davide Milan, sempre presente. Lui lo fa un po' perché gli piace la telecamera, diciamo che ha un interesse personale, in quanto due delle ragazze con la maglia amaranto sono sue figliole. E poi new entry, esordio stagionale per Silvano Leonardo, che oggi ci assisterà con lo score. Bene. Tanto presentazione delle squadre, match che sta per iniziare. Andiamo velocemente a leggere il programma di questa giornata della Serie A Beretta femminile, che vede già impegnate, perché le partite sono cominciate alle 18, Mezzo Corona e AC Lifestyle Erice e Guerriere Malo Casa Rurale Pontigna. Alle 18.30 in contemporanea con Cassano Brixen incomincerà anche Iomi Salerno Casa Grande Padana. Alle 19.30 Leno Ariosto Ferrara chiuserà la giornata alle ore 20 Cellini Padova Alibest Espresso Mestrino Derby Veneto. La classifica velocemente dopo due giornate vede a punteggio pieno Alibest Espresso Mestrino, SSV Brixen Sud Tirol e Casagrande Padana a 4 punti. Insegue la coppia, anzi scusate, inseguono Salerno a 2 punti, Guerriere Malo 2 punti, Casa Rurale Pontigna 2. Siamo a Mezzo Corona sempre 2 punti, a 1 punto Cellini Padova, AC Lifestyle Erice e a 0 ancora Cassano Magnago, Ariosto Ferrara e Leno. C'è da dire che Salerno e Pontigna hanno in sospeso il pareggio la settimana scorsa perché c'è stato un ricorso del Salerno, quindi per ora la partita non è stata omologata. Bene, intanto Brixen che è già pronta in campo, Cassano che invece si sta accingendo all'entrata in campo. Poi ovviamente due, non dimentichiamoci mai, ma dirigeranno questo match la coppia arbitrale Matteo Corrioni e Pierluigi Falvo, questi due direttori di casa che stanno per dare l'avvio del match. Primo possesso palla per il Cassano, che quindi attaccherà alla vostra da sinistra a destra e con la consueta casacca amaranto in versione white, diciamo, con gli inserti bianchi, quindi la maglietta è un po' più chiara. Esatto. E opposto invece abbiamo il Brixen con la classica divisa verde con inserti e pantaloncini di un verde un po' più scuro. Partito il match. Intanto tutto iniziato, iniziata la partita. Squadre che si salutano. Cassano che attacca con Laita, Ferrazzi, Cobianchi nelle tre posizioni terzini. All'ala sinistra vedo Giulia Gozzi, alla destra Giulia Milan, posizione di pivot per Gloria Montoli e in porta credo Nila Bertolino. Questo è lo starting seven. Tanto bel passaggio per Montoli che realizza subito la prima rete del match con il per la squadra 10, di casa. Il pivot cassanese. Brixen che risponde con Giulia Babbo, ne ho acquisto a terzino sinistro, vale a dire Anasai Duran. In centro col numero 17 abbiamo Giorgia Di Pietro. Tanto attenzione, attacco della Duran, deve risalire, riparte Babbo dall'ala. Prova il tiro Duran, c'è la parata di Nila Bertolino. Può ripartire Cassano con Bianchi, corre in seconda fase uno contro uno. E poi c'è il gol di Michela Cobianchi, numero 17 del Cassano. Nonostante il tocco di Monica Prustner, la palla si insacca. Tanto Brixen subito dall'altra parte con una ripartenza veloce, ma c'è fallo, quindi ripartirà la squadra altoatesina con un attacco organizzato. 1.36 sul cronometro, 2-0. Completiamo lo starting seven perché abbiamo detto Di Pietro centrale, a terzino destro Andrea Eder con numero 8,
Sull'ala destra con numero 18 è Barbara Notduftener e con numero 20 il pivot Virginia Occhino, anche lei neoacquisto. Tentativo di contropiede per il Cassano, ma la palla è troppo lunga per Giulia Milan, che non può raggiungerla, nulla di fatto. Ritorniamo in attacco per le altoatesine su punteggio 2-0. Di Pietro, scarico per Occhino, che poi tutta sola spiazza tutti, ma la palla si stampa sulla traversa. Esatto, palla che torna nelle mani del Cassano, intanto sempre con Laita in posizione centrale per organizzare l'azione. 2-0, 2-25 passati. Laita, Cobianchi, continua il giro di palla di Cassano. Laita incrocia con Ferrazzi, Cobianchi uno contro uno, si va verso sinistra, finta di passaggio all'ala e rigore guadagnato dalla numero 27 Giulia Laita. Vediamo chi si presenta davanti a Monica Prustner. Eva Brogi con numero 35. Prima finta, palo! Palla che si schianta sul palo, nulla di fatto. Può ripartire Brixen con Babbo, ma non c'è più spazio, quindi chiama la calma. Riparte ancora l'attacco di Brixen, Duran, Di Pietro, Eder, Di Pietro. Si scambiano Duran e Babbo, due chiacchiere tra virgolette. Doppio scambio con Giorgia Di Pietro, tentativo di tiro, nulla di fatto. Bertolino in presa, contropiede per Milan e nonostante il tocco di Monica Prustner, palla che entra, 3-0. Inizio scoppiettante di Cassano, sì, 3-0 secco. Inizio che probabilmente non si aspettava coach Nossing, che ovviamente abbiamo detto in fase di presentazione del match, Brixen assoluta favorita sia per il campionato ma soprattutto per questa partita, però Cassano ha mostrato subito di voler rendere la vita difficile alle altoatesine. Parziali di 3-0, ancora una bella parata, cioè una stoppata sul tiro, tentativo di tiro in doppio appoggio, poi contropiede disturbato, torna bene la difesa brissinese, quindi le ragazze di Dionelli preferiscono fermarsi e schierarsi, però altro pallone ben difeso con chance di portarsi addirittura sul più 4. Girano palla Laita e Cobianchi, difesa del Brixen 6-0 con uscite a disturbare. Ora penetrazione di Sofia Ferrazzi che va a guadagnarsi un altro tiro dalla linea dei 7. E nuovamente Giulia Laita si presenta contro Monica Prustner. Monica Prustner. Laita. Una finta. Tira. In alto. Nonostante Monica sia altissima con le braccia protese, ma non si spaventa Giulia. Brava. Dimostrato anche personalità, oltre che tecnica, padronanza del mezzo. Molto brava Giulia, sta crescendo molto. Attenzione Duran, cerca di liberarsi ma fa buona guardia Gozzi. Prende il gioco Cucchino, Eder, ancora Duran, scambia con Eder. Deve risalire l'ala, cerca l'uno contro uno ma lavora bene anche in difesa Laita. Si cambia lato, Babbo. Di Pietro, Duran non trova spazi, deve tirare da fuori, forzare un po', un pizzico di sfortuna perché la palla tocca la traversa ma poi va oltre la linea di fondo. Riparte il Cassano, Cobianchi per Montoli, non riesce a recuperare la palla, recupera Babbo, può scatenare il suo classico contropiede. Uno contro uno di Babbo, scarica per Eder, ma buonissimo il piazzamento difensivo di Giulia Gozzi che va a provocare uno sfondamento di Andrea Eder. Sì, brava Gozzi a piantarsi e sulla traiettoria. Segnaliamo che al sesto minuto Bixen è ancora a zero. A zero. A secco, come si suol dire. Non avremmo mai pensato di raccontarvi. Assolutamente no. Però, signori, questa è la pallamano. Come dici sempre tu, la pallamano nulla è mai scritto.
Però adesso attacca Cassano con Bianchi, uno contro uno. Crocia con Milan. Fare tanti calcoli, tante ipotesi sulla carta, ma poi il campo dice sempre la verità di oggi, che poi potrebbe essere diversa dalla verità di domani, ma oggi il campo dice che Cassano conduce 4-0 al settimo minuto, appena scoccato. Tanto Luca stoppone, murone di Arasai Duran. Attenzione perché siamo sotto passivo. Prova con Bianchi da fuori, supera il muro, ma era ben piazzata Pusta. E poi sulla respinta del portiere non riescono a operare il pallone, quindi rimaniamo in attacco, però senza più l'assillo del gioco passivo, quindi possiamo giocare con più calma, ovviamente non troppo, sennò ci richiameranno passivo. Ovvio. Ricordiamo che se il portiere tocca la palla e poi la palla esce non dalla linea di fondo. Sì, diciamo quando c'è una parata netta del portiere, quindi annullano la chiamata del passivo, esatto. Così come un'eventuale sanzione, un giallo in due minuti, certo. O viceversa. Eccoci qua, ancora passivo, tentativo di scarico a Gloria. Nulla di fatto, scatenano. Scatenano Babbi in contropiede, ma primo miracolo di Nila Bertolino, che ci ha messo non una pezza, un telo intero, poi prova a scaricare sull'ala destra, ma palla si perde sul fondo. Fasi di gioco che stanno aumentando di ritmo, ma anche alcuni errori dovuti proprio alla velocità. Duran va sul primo palo, numero 19 del Brixen, realizza la prima rete del Brixen, la mandiamo a referto all'ottavo minuto del primo tempo. 4-1 punteggio. Luca, fammi sottolineare quello che abbiamo visto nell'azione precedente, che in 4 secondi abbiamo visto tre cose. Il contropiede lanciato da Monica Brustner, che credo che più preciso non si possa lanciare. Giada Babbo che prende la palla a un metro dall'area controllando il corpo, l'area e la palla. Nila che la spazza un tiro piazzato dai 6 metri. Va bene, ok. Beh, stiamo parlando di tre ragazze che giocano in nazionale, ecco. Quindi insomma ci sarà un perché. Cioè, va bene. Intanto recupera un pallone Giulia Latte a suo tiro di passaggio, ma c'era anche il fallo su proprio Babbo che aveva effettuato il passaggio, quindi si riprende con un tiro da 9 metri dalla posizione dove era Giada. Riprende il gioco Bic, che sta cercando di riordinare le idee dopo un avvio difficoltoso. Vediamo comunque Uber Nossing tranquillo in panchina, non sembra accennare a lo vediamo con il cartellino del time out, ma intanto c'è ancora seconda rete sempre con Arasai Duram. Adesso con Bianchi cerca Montoli, peccato non ha quanto pallone di Ucchino. Attenzione perché scatenano le frecce sulla sinistra, vale a dire Giada Babbo, prima rete anche per lei, credo ci sia anche un cartellino giallo. Due minuti diretti a carico di Sofia Ferrazzi. Numero 5 del Cassano, che deve accomodarsi in panchina, come viene segnato testè sul tabellone. Tanto la rete è stata convalidata, non la vedo ancora sul tabellone, ma mi sembra che possa per me essere sì. Segnata. Sì. Vediamo se i cronometri si segnano. No? Sì, perfetto. Arriverà probabilmente a momenti, anche perché avendo dato due minuti la rete è convalidata, esatto, lo stesso, sì, per forza, perché sennò sarebbe 7 metri. Tanto però attacca Cassano, Gozzi incrocia con Cobianchi, Laita, larga il gioco, Cobianchi, Gozzi uno contro uno, non c'è spazio. Milan risale, Gozzi ancora, finta di passaggio al pivot, poi arriva passivo. Si è assestata la difesa del Briggs. Io non vedo ancora il tabellone. No, ne stavo per dirtelo io, infatti. Temo che non abbiano convalidato il gol di prima della Duran, può essere? Io non ci ho fatto caso. No, quello era convalidato. Mi sembra che siano ripartiti dal centro. Adesso attendiamo, magari. Allora, facciamo che mi riporti. Sì, vediamo comunque la panchina del Briggs che va a segnalare, che infatti, probabilmente ne manca uno. È tre. Si confrontano i cronometristi, quindi esatto, si viene convalidato, okay, adesso. Perfetto, sì. Torniamo 4-3. Tanto Bianchi uno contro uno, risale Milan, ancora Light dal centro, finta il tiro doppio appoggio, deve risalire Gozzi, siamo sempre in difficoltà numerica, ancora 40 secondi. Prova con Bianchi la penetrazione dal centro, ma si chiudono Duran e Ucchino, non è facile passare lì in mezzo. Siamo sotto passivo, quindi pochi passaggi ancora a disposizione. Infatti si alza con Bianchi, trova un angolino troppo preciso, stampa la palla proprio sul 7 e poi, manco a dirlo, probabilmente è partita sul passaggio a Cobianchi, era già partita in contropiede, già da Babbo. Sì.
ha una velocità impressionante il suo, però è anche brava a scegliere il time, perché parte con discreto anticipo molto spesso. Ma sa, oltre che a sapere, ad avere un gran timer, ha una gran vista in quello che succede in campo, quindi sa quando può partire e quando no. Tanto attacca Gozzi, uno contro uno, incrocia con Cobianchi, Laita prova sottomano, c'è un tocco probabilmente, quindi si riprenderà dall'angolo Milan con Bianchi. Laita riprende il giro di palla delle Cassanesi, con Bianchi uno contro uno, cerca Montoli, c'è fallo però, quindi nulla di fatto, 9 metri, sempre 4-4 punteggio, 12 minuti passati. Con Bianchi cerca il varco, Ferrazzi forse avrebbe potuto saltare e tirare, ma non se l'è sentita. Ancora 9 metri intanto. Sarà passivo a breve probabilmente. Chiama schema Laita, eccolo però qua. Siamo sotto passivo. Taglia doppio pivot Gozzi. Laita con Bianchi che sfrutta il muro, ma ancora una volta troppo precisa. La palla lambisce palo. Il palo va fuori. Peccato, due belle conclusioni di Cobianchi, un pizzico di sfortuna. Ahimè, un tiro che va sul palo, mi insegnano, è sempre un tiro sbagliato, però quando è questione di pochi centimetri si può sempre lamentarsi con la diabendata, sperando che un po' più avanti possa ritornare quello che ha tolto. Si spera. Tanto Di Pietro per Notdorfner, bella parata ancora di Bertolino, può partire la seconda fase il Cassano con Montoli, ma si aspettava un taglio di Alice Mina, di Giulia Mina, scusate, che non c'è stato, e quindi la palla bellissimo si perde nelle mani di una giocatrice del Brixen, e poi ancora una volta sulla corsia di sinistra, corsia preferenziale per Giada Babbo, che va a ribaltare la situazione, e Brixen completamente ribaltato a bio del match. Già. Dopo il 4-0 iniziale del Cassano c'è stato un parziale 5-0 a favore delle altoatesine, punteggio 4-5 per la squadra ospite. Esatto, 4-0 break, 5-0 break. Passi di Laita, cambio direzione di Giulia Laita, giudicato falloso nel senso che ha commesso 4 appoggi. Poi lancio sbagliato del Brixen, ritorna avanti la stessa Laita, Cobianchi scarica sulla sinistra, Ferrazzi nel frattempo rientrata dalla stanza di 2 minuti, però chiude bene la difesa del Brixen, si riparte e c'è un time out sì, dopo il ottimo avvio del match. Ora il Brixen è riuscito a contenere lo sprint iniziale del Cassano, a ribaltare la situazione, quindi Onelli vuole parlarci su e capire cosa era andato bene all'inizio, cosa invece non funziona più in questi ultimi minuti. Torniamo in cronaca, abbiamo detto time out chiamato da Coccionelli perché il suo Cassano era partito benissimo, adesso ha subito un break 5-0 di rimonta da parte del Brixen, quindi ha dovuto fermare cercando di ristabilire quello che aveva funzionato nei primi 7-8 minuti, sì. La sua squadra nettamente padrona del match, sì. Vediamo se riuscirà a riportare la situazione allo status precedente. Sì, esatto, diciamo che questa prima metà del primo tempo, sembra gioco di parole, è stata divisa esattamente da 7 minuti e mezzo di Cassano dominante con quel 4-0 iniziale, e poi il Brixen che ha dominato a sua volta con il 5-0 di Breck, fino a portare appunto le squadre su 5-4 in favore dell'altoatesine. Sì, diciamo, questo è un dato positivo perché nelle due partite precedenti la squadra del Cassano aveva avuto sempre un avvio difficoltoso, quindi il fatto che oggi siamo riusciti a partire pronti via è un bel segnale, però poi c'è stata la reazione veemente della squadra avversaria. Adesso va a realizzare Giulia Gozzi e riportare la situazione in parità. E comunque ti faccio notare, Luca, Monica Brustner anche su questa palla l'aveva è arrivata toccata, a toccare. L'aveva toccata. Attenzione, siamo già dalla parte opposta. Duran ha cercato uno passaggio all'ala, ma nulla di fatto. Girano palla sempre Duran, Eder e Di Pietro.
Duran esce in appoggio il pivot di Pietro. Duran uno contro uno, scarica per Giorgio Di Pietro, ancora Duran, scavalcamento, palla che arriva fino a Babbo. Tiro sul secondo palo per il numero 25 del Brixen, che realizza credo la sua quarta rete, che se non vado errato. Intanto seconda fase Cassano, trovata Montoli sui 6 metri. Rimessa veloce dal centro per il nostro pivot, col numero 10 va a rimpattare nuovamente se pare. Buono, quantomeno siamo riusciti a interrompere il break degli avversari, adesso stiamo giocando punto a punto e quindi bisognerà lottare su ogni pallone come di consueto. Caro. Che è? Intanto vi aggiorniamo da Conversano perché stanno giocando anche i nostri. Attenzione, intanto tiro di Duran, non c'è deviazione, quindi fuori direttamente. Non so se l'ha toccata Bertolino, però possiamo partire in seconda fase con Laita. Ferrazzi in posizione può di provare, centro, si alza, tiro un po' troppo centrale, buona guardia Pustone, però le nostre ragazze hanno capito che con Babbo devono inseguirla partendo in anticipo anche loro, però poi la seconda fase si sviluppa e va al tiro la numero 18, quindi con l'ala destra, che era Barbara Notdufner, nome un po' complesso da pronunciare, un po' di difficoltà, però ci proviamo. Dicevamo, piccolo aggiornamento sulla maschile, Serie A Beretta, terza giornata anche per i ragazzi, stanno giocando a Conversano, siamo nell'intervallo, primo tempo che si è concluso con il Conversano avanti 9-7. Quindi anche in questo caso i ragazzi si sono ripresi, perché l'avvio era stato decisamente negativo con un 4-0 a favore dei padroni di casa, ma al trentesimo hanno ridotto, dimezzato il gap. Vediamo cosa succederà nel secondo tempo, ma per ora gustiamoci le nostre ragazze. Intanto ingresso in campo di Jovovic, ovviamente qualche minuto di riposo in panca per Sofia e dentro Jovovic, ma la situazione è sempre sotto passivo, quindi bisogna accorciare i tempi. Jovovic per Laita. Finta, tiro deviato, va Monica a gestire, attenzione, sempre un occhio sulla corsia di sinistra perché Babbo era già di qua un'altra volta. Adesso Briggs anche si posiziona in attacco, si va alla destra, traversa clamorosa. Attenzione perché non è la prima volta che vedo questa giocata con passaggio di Duran direttamente all'ala opposta. E buon per noi che Notdufner ha realizzato un gol, ma altri due palloni sono stati neutralizzati, uno da Bertolino e uno questo si è stampato sulla traversa. Quindi però bisogna fare attenzione perché questa giocata l'abbiamo già vista tre volte in questo primo scorcio di partita, quindi bisogna stare attenti perché ovviamente su Duran c'è una concentrazione delle difese, ovviamente, e il gioco forza l'ala opposta è quella un po' più libera, quindi attenzione a questo passaggio diretto terzino alla destra. Tanto c'è stato un altro cambio tra Fede Cassano, è entrata Lisa Ponti e al suo posto è uscita Giulia Laita. Sì, avvio veemente, ritmi alti, quindi Onelli cerca di sfruttare la panchina per tenere giocatrici fresche in campo, visto che il ritmo volutamente per scelta sia del nostro, ma anche il Bixler, soprattutto con Giada Babbo, giocano molto in prima e seconda fase, bisogna avere più giocatrici fresche possibili in campo. Tanto Giulia Milan, bella la giocata perché bel momento di Cobianchi che aveva mandato a tiro Milan con un buon angolo, poi ovviamente quando tra i pali c'hai Monica Pustner diventa sempre difficile realizzare gol. Quello è un dato di fatto, credo. Brixen che attacca con un vantaggio minimo più uno e questa volta c'è il time out di Uber Nossing, che anche lui, dopo che la sua squadra è riuscita comunque a superare quella difficoltà iniziale, non sembra soddisfattissimo, quindi probabilmente si aspettava qualcosa in più dalle sue ragazze e cercherà di dare indicazioni per aumentare, se possibile, nella loro intenzione il vantaggio minimo che c'è attualmente. Dentro.
Eccoci qua, vediamo che indicazioni ha dato Nossing alle sue giocatrici. Vediamo, non ci sembra di vedere sostituzioni, quindi Brixen conferma lo starting seven. No. Forse no, vediamo al ruolo di terzino destro con numero 28, credo sia Sofia Ghilardi. Sì. Quindi ingresso in campo anche per il numero 28, Sofia Ghilardi, in posizione di terzino destro. Sempre invece Di Pietro e Durham, le altre due giocatrici, le batterie dei terzini. Ecco qua, proprio la Durham incrocia per Ghilardi che cerca l'uno contro uno, si è liberata bene al tiro, neutralizzato da Bertolino, ma ovviamente c'è un fallo su di lei, quindi 9 metri per i Brixen. Duran, Di Pietro, Ghilardi, uno contro uno, scarica ancora per Di Pietro, Babbo, è passivo anche per i Brixen, poi Di Pietro da fuori, tiro deviato da Ferrazzi, però la palla va sul fondo, quindi rimane avanti i Brixen, ma sempre sotto la chiamata di passivo, quindi rimarranno uno o due passaggi, non che doveva tirare la Duran, ma lo fa, ma non riesce ad abbassare traiettoria, però si perde sulla traversa, poi tentativo di lancio di Bertolino per Gozzi, ma è intervenuta, credo, Sofia Ghilardi a intercettare quel pallone. Quindi torna in avanti Brixen, sempre con una rete di vantaggio quando siamo al 20° quasi del primo tempo. Scocca adesso. Squadre che sembrano voler rallentare, hanno fatto il primo quarto d'ora a ritmi molto attivi, quindi probabilmente adesso stanno cercando di rifiatare. Fatica che comincia a sentirsi. Riordinare le idee. Ghilardi aveva toccato Bertolino, ma si è liberata bene con una bella penetrazione. Riparte Cassano. Rimessa Ponti, veloce. Sfondo. Sfondamento fischiato a Lisa Ponti. Attenzione, siamo già dalla parte opposta. Babbo per area. Invasione. Comunque, nel dubbio, Bertolino aveva spazzato il tiro di Barbara Notdufter. Arbitro che è a un metro. Posso chiamarla solo Barbara? Sì, ti prego. Volevo chiedertelo io, ti prego. Sì. Senza offesa per nessuno, eh? È solo che abbiamo proprio delle difficoltà nel pronunciare correttamente. Diciamo che ci sono un po' troppe consonanti e una scarsità di vocali. Quindi, Barbara, perfetto. Tanto attacca Cassano. Tratta anche la Tim Sentico, numero 64, che proprio lei ha cercato di superare Ghilardi, ma ha trovato la posizione del secondo difensore. Ancora Ponti che ha rischiato lo sfondo, non gli è stato fischiato, ma ha perso il possesso palla. Può ripartire Brixen, Duran. Cassano che sta gestendo male questi ultimi attacchi, può approfittare Brixen da fuori. A Mamma Duran, mia. È arrivata sui 7 metri senza disturbo, tentativo estremo del muro, ma Arasai Duran lanciata che si alza sui 7 metri è praticamente impossibile da fermare. Brixen che allunga, massimo vantaggio 3 reti, ricordiamo massimo vantaggio Cassano più 4 sul 4-0 iniziale, ora a vivo del match che è completamente capovolto. Da Caponti, Jovic, Ponti ancora, Nadine, Visentin, Ponti incrocia con Visentin, Jovic. Non c'è spazio, difesa 6-0, chiusa, ha provato l'uno contro uno, Jovic però recuperando solo un 9 metri. Una rimessa a gioco 9 metri. C'è anche Eder in campo, quindi probabilmente Eder fa cambio attacco e difesa, credo con Ghilardi che vedo in panchina. Sì. Può esserci una situazione tattica di questo tipo. Ponti risale Gozzi, prova con sua velocità, poi ancora Nadino contro uno, ma si chiude benissimo la difesa del Brixen, impenetrabile, sono anche fisicamente messe meglio, poi trova il varco Lisa Ponti con un tiro in doppio appoggio, se non riesci a superare o saltargli sopra devi inventarti queste cose. Poi Bertolino sul capovolgimento di fronte, scalata per Babbo, ma Bertolino c'è. Cassano che può ridurre lo svantaggio, Jovovic, Visentin, sfondamento. Sì, aveva creato bene il movimento, c'era lo spazio, ma ha perso un attimo contro la palla, nel recuperarlo ha permesso al difensore di piazzarsi davanti a lei, quindi giustissima la chiamata arbitrale, sfondo abbastanza netto. Assolutamente sì.
peccato per quell'indecisione nell'afferrare il pallone, perché il varco c'era e l'aveva visto Nadine. Adesso però attacca il Brixen di Pietro. Cambia di posto con Duran, Duran nella parte centrale, scarica per Ghilardi, ma c'è sfondamento anche da parte sua Ghilardi. Brava Gozzi a prendere la posizione davanti al terzino destro brissinese. Bella Pensano lettura. Che recupera palla, siamo al 24esimo, deve accorciare distanze dopo buon inizio, non deve lasciare scappare via il Brixen, arrivare all'intervallo con poche reti di svantaggio, se possibile anche magari impattare. Sfruttando questi ultimi 6 minuti della prima frazione di gioco, Jovovic prova l'uno contro uno e viene fermata ancora Visentin. Milan riparte dall'ala, attenzione a Duran che caccia di palloni. Jovovic è brava Zocca, perché ha approfittato del fatto che Duran era fuori posizione, è andata subito l'uno contro uno costringendo la giocatrice avversaria commettere il fallo da 7 metri. Non so, visto male anche 2 minuti. Sì, 2 minuti per Andrea Eder, che quindi è lei che ha trattenuto Jovic una volta superata su uno contro uno. Quindi 2 minuti e vediamo Giulia Light. Intanto è entrata invece Melanie per Thaler a cercare di opporsi a questo tiro. Intuisce il lato, ma tiro secco di Light, questa volta senza finte. Quindi l'estremo difensore numero 21 nulla ha potuto ed ora lascia il posto veramente a una sua compagna. Quindi attenzione, Brixen sta giocando con l'extra play, quindi uscita Melanie, rientrata Sofia Ghilardi in attacco. Brixen che gioca con 6 giocatrici in movimento, ma porta sguarnita, quindi occhio ragazze, se si recupera il pallone si può tentare una soluzione porta a porta. Ghilardi, Duran, finta tiro da fuori, scarica di Pietro, ancora Duran. Bravo Milan. Cercava di servire Babbo, ma ha capito tutto Giulia Milan, ruba palla, poi nel frattempo l'ala destra aveva lasciato il posto a Monica Pozzo, quindi ovviamente non c'era possibilità di conclusione diretta porta a porta, ma il Cassano si riporta in avanti ed ora potrà sfruttare la superiorità numerica ancora per un minuto per cercare la rete della parità. Quindi il Cassano che ha ricucito con un parziale 2-0 quel svantaggio di 3 reti, ne mancano solo una, e con questo possesso palla si potrebbe completare la rimonta. Adesso tu mi dirai, l'hai gufata e non lo segneranno più. Non l'hai detto, ma l'hai pensato, ti ho detto la nuvoletta. Cioè, va bene, intanto attacca Cassano, Jovovic, palla intercettata da Babbo. Attenzione a contropiede, si allarga per Ghilardi. Nila c'è, Nila c'è. Ed ora Cassano spinge, seconda fase. Visentin si accentra per Jovovic. Finta. Penetrazione in mezzo a 2 giocatrici che non riescono a trattenerla. E Cassano completa la rimonta. 9 pari. Chi è? Gufo. Non sapevo che stava arrivando. Ventisei e 13. Sta per 9-9. Entrare. Giocatrice del Brixen, nel frattempo i suoi compagni in attacco perdono il pallone, quindi Cassano che ora attacca per riportarsi in avanti. Vediamo Visentin uno contro uno, viene fermata, siamo a parte opposta, rientrata Ferrazzi, palla per Gozzi, palla sul secondo palo sotto le gambe di Monica Pus, che è in uscita ma ha trovato lo spazio giusto per far passare il pallone Giulia Gozzi. Cassano che si riporta avanti 10-9, partita vibrante, capovolgimento di fonti, capovolgimento di risultati, molto molto interessante questo match. 19. Ricordiamo che l'altra partita casalinga del Cassano aveva visto al primo tempo chiudersi su 6 pari, qui sì. siamo già su 19 quando mancano ancora 3 minuti, quindi sicuramente ritmi più alti rispetto a 15 giorni fa. Che traversa! Grande tiro di Sofia Ghilardi, e sfortunatissima perché la palla si stampa sul montante superiore e non sembrava poter far nulla Bertolino in questa occasione. Però palla che rimane al Brixen, Ghilardi di Pietro, si alza lei, Bertolino quasi impresa, poi grande azione, grande tiro di Giorgio Di Pietro, ma grande risposta di Nila che siamo. E poi sulla conclusione, tiro di Nadine che si stampa sul palo, ma era anche disturbata dal numero 20 Virginia Occhino, e quindi tiro da 7 metri e nuovamente 2 minuti, quindi Cassano giocherà
due minuti fin quasi alla sirena, in superiorità numerica, sì, fin quasi alla sirena. Vediamo, Virginia Occhino viene catechizzata dal suo allenatore perché probabilmente non è contento di questa azione difensiva che l'ha vista compiere una infrazione grave. Rigore due minuti. Laita non si fa spaventare. Monica Pulsen ha tentato una parata in uscita a pelle d'orso, ma la giovanissima Giulia ormai ha un bel bagaglio di esperienza, non si fa spaventare da queste cose, e insacca senza finte sparando la palla in basso, dove ovviamente Monica non poteva arrivare avendo tentato una soluzione estrema. Cassano che si porta in avanti di due reti. Vediamo. E superiorità numerica, però, però toglie il castagno dal fuoco. Arasai Duran, abbiamo detto prima, se la Duran fai ricevere palla in velocità e l'aspetti sui 6 metri facendo arrivare sui 6 e mezzo, salutiamo, ci abbracciamo, e si alza e tira con quel braccino che ha, la vedo un po' difficile andare a stopparla. Poi se ci riesce, chapeau, però mi sembra molto molto complicato questo tipo di difesa su Arasai Duran. 11-10, due minuti, un minuto e mezzo al termine. Nove Ponti, metri Cassano. Jovovic, Visentin. Cassano che ha cambiato completamente la batteria dei tre terzini rispetto allo starting seven. Palla per Milan, non c'è spazio di risalire. Visentin, Jovovic, giocano uno contro uno, poi non riesce a passare, quindi 9 metri. Ponti, Jovovic, cambio di posto con Ponti, arriva in velocità, cerca Montoli, ma palla fermata, ma la recupera la stessa Lisa Ponti, poi cerca Jovovic, ma attenzione, gioco passivo, deve ripetere la battuta di 9 metri. Quindi da questo momento 6 passaggi per le nostre ragazze. 1 2, si alza Jovovic, tiro deviato, poi lo gestisce Pustner, cercava con lo sguardo se c'era possibilità di contropiede, preferisce di no, palla portata in seconda fase ed ora probabilmente si andrà in quarta fase con Di Pietro e Babbo dalla parte opposta con difesa schierata. Prova però Babbo uno contro uno, attenzione, ha dato velocità, eccolo qui il passaggio diretto per l'ala e questa volta la difesa è scoperta, tira con un buon angolo Noto Dufner e realizza la nuova parità quando mancano 10 secondi al termine, anzi meno. Incrocio spaventoso di Jovovic, poi Visentin non inquadra la porta praticamente sulla tempo scaduto, che peccato. Bene, le squadre vanno a riposo sull'11 pari, direi che una parità dopo questo primo tempo ci sta, perché a parte lo sbandamento iniziale del Brixen e lo sbandamento nostro nella fase di rimonta dagli ottantesimi, direi che le squadre hanno giocato una buona pallamano e per ora nessuna delle due ha giocato nettamente meglio delle altre, quindi direi che come primo tempo un risultato di parità ci sta tutto. Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa perché abbiamo corso anche noi dietro le ragazze tutto il tempo e quindi dobbiamo riposarci un attimino. Ci sentiamo fra 10 minuti. Ciao.
Bentrovati, bentornati a Palazzetto Tacca, secondo tempo per la terza giornata di Serie A Beretta femminile in campo Cassano Magnago e SSV Brixen Sud Tirol. Primo tempo abbiamo detto scoppiettante, che ha visto le squadre concludere sì in parità, però abbiamo avuto Cassano che Pontivia partito 4-0, contro replica del Brixen parziale 5-0, punteggio ribaltato sul 4-5. Poi periodo di sostanziale equilibrio, allungo, nuovo allungo del Brixen che si è portato fino al più 3 sull'8-11 e nuova rimonta parziale del Cassano di 3-0, nuovamente parità e poi più un tempo abbiamo detto in parità ed ora subito gol per il Brixen. A dire che anche in questo secondo tempo i ritmi saranno alti. Sì, intanto si è riportata poi in attacco Cassano cercando un'azione in velocità direttamente dal centro, ma non sono stati trovati sbocchi, quindi si cercherà un'azione organizzata. Ponti sempre come dal finale del primo tempo in posizione di centrale, Cobianchi, cambio di posto, Ponti, Ferrazzi, si apre la difesa, ma difesa completamente aperta, no? Ma deviazione dal muro di Ghilardi in extremis, che è riuscito a mettere una mano di fronte al tiro di Sofia. Stava per ingannare Monica, perché la palla sì, è uscita di poco per di palo e Monica è stata spiazzata a questa deviazione. Bianchi, Ponti, Milan deve risalire, non c'è lo spazio con Bianchi, Ponti può provare sotto mano, Prustner, paratona di Monica Prustner su Lisa Ponti, poi attenzione a contropiede con pallina. Babbo e non perdona, che palletta signori, che palletta morbidissima già da Babbo, non perdona. 13-11, meraviglioso contropiede lanciato da Arasai Duran per Giada Babbo, che porta a 13 la squadra altoatesina. Adesso attacca Cassano, Ponti cerca uno contro uno, ma la ferma Ghilardi. 9 metri, riprende il gioco, sempre Ponti. Tanto risale Gozzi, eccola ricevere, Cobianchi. Milan deve risalire per forza, Cobianchi, Ponti, cerca Ferrazzi che intanto si era spostata all'ala, ma nulla di fatto, può ripartire Brixen in seconda fase, poi arriva dalla panchina l'incitazione calma calma, quindi attacco Brixen che riprenderà con un attacco organizzato, Duran a organizzare insieme a Ghilardi e Di Pietro, risale Babbo, Ghilardi incrocia con la destra, poi Di Pietro, Duran, palla che torna nelle mani di Giada Babbo, uno contro uno. Giada Babbo è fantastica non solo in contropiede ma anche sull'uno contro uno e poi a questo tiro sul secondo palo che sembra scontato, tira sempre lì, dice vado, però è difficilissimo da parare, è una cosa semplice ma la fa talmente bene che diventa imparabile, diventa so che sembra far assurdo ma è così, ha un movimento di braccio fantastico. Si capisce che è una delle nostre idole, già da Babbo. No, anche ma se va, 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 va. No, no. Ma poi, sì, ovviamente non siamo di, cioè, di padre. Vabbè, dai, torna in cronaca. Diciamo che Giada, se queste cose le fai in nazionale non contro di noi, è meglio. Però, insomma, è sempre uno spettacolo vederla giocare. Intanto Gozzi ci prova. Prova un pallonetto, perché dici quando hai in porta Monica Prustner che esce mezzo metro dal palo, dici dove gliela metto, poi prova a fargli un pallonetto. No. Sulla carta è semplice, sul campo è sempre un pelino più complesso. Attenzione perché Brixen è già andata sul più 3. Sì, Castano che non ha ancora segnato nel secondo tempo. Con tentativo di Ghilardi nell'ultima azione che arrivava a ferro e fuoco, si suol dire, a tutto braccio, ma non ha inquadrato la porta per fortuna nostra. E poi contropiede lanciato da Bertolino che è arrivato a destinazione, ma difesa di Brixen che era già rientrata. Tanto ci prova Cobianchi da fuori e, come giusto per smentirti, sblocca le marcature del secondo tempo per filo di Cassano, 12esima rete. Brixen che è già dall'altra parte, Duran trova praticamente senza guardare già da Babbo, che riporta a più 3 la squadra in maglia verde. Sì.
Sì, Duran è appena arrivata quest'estate a Brixen, ma due giocatrici di classe come la Duna stessa e Giada Babbo si trovano a occhi chiusi. Buonissima l'intesa tra le giocatrici. Poi abbiamo visto la Duran cercare anche la sua alla destra, che è un po' più difficile, ma più di una volta abbiamo vista sganciare la palla all'estrema giocatore alla sua destra quando ha un raddoppio, addirittura tre difensori su di lei. Ha un'ampia visione di gioco Duran, non è solo una che prende la palla e va al tiro di forza, ma anche visione periferica, visione di gioco molto forte, non la scopriamo certo adesso. E bene ha fatto Brixen a cercare questa giocatrice dopo il ritiro di Oderzo, era rimasta senza squadra. Tanto recuperiamo il pallone, siamo in seconda fase con Cobianchi, prova tiro improvviso ma fa ancora una volta buona guardia Monica Puster. Riparte Brixen con Ghilardi spostata a sinistra col secondo tempo, ovviamente lei che non è mancina è più congeniale su quel lato di campo. Duran in centro e Di Pietro spostata a destra, questo ha rimescolato un po' le carte, le stesse tre giocatrici, ma ha preferito portare Ghilardi a sinistra per avere più possibilità. E poi ovviamente Ghilardi e Duran si alternano senza problemi, cambiano posto, come abbiamo visto adesso con Ghilardi che si è portata al centro, ma il suo tiro parte sopra la traversa. Siamo già alla parte opposta con Lisa Ponti, uno contro uno, palla per Gozzi ma non c'è spazio, deve risalire, fermare tutto. Anche Onelli ha mischiato le carte, perché mentre nel primo tempo aveva fatto praticamente nel giro di tre azioni un cambio totale della batteria dei terzini mettendo tre giocatrici a posto di altre tre, in questo avvio di ripresa ha preferito mettere le due terzine che avevano iniziato il match con Lisa Ponte che invece era il centrale schierato nell'ultima parte del primo tempo, quindi ha mischiato le linee, non ha fatto il cambio totale tipo ok. Tanto 9 metri per Cassano. E abbiamo visto anche una novità, ho segnalato, ma nel ruolo di pivot non c'è più Gloria Montoli, ma vediamo Eva Broggi in questo momento nel ruolo di pivot. Bello il tiro in doppio appoggio di Sofia Ferrazzi, aveva preso anche questo Monica Brusten, l'aveva toccato ma non è riuscita a trattenerla, palla che si insacca. Cassano che ricuce il break, siamo a meno 1, 14-15 vabbè. E poi ancora una volta uno contro uno di Giada Babbo su Giulia Milan che sta soffrendo molto, però ovviamente ha di fronte una giocatrice di una classe superiore, ce la sta mettendo tutta Giulia, qualche volta è riuscita a fermarla, qualche volta come questa no, ma va bene, sono tutte ragazze giovani, devono fare esperienze e giocando contro Giada ha tutto da imparare la nostra Giulia. Tanto Cobianchi, Ponti va sull'uno contro uno e cerca e trova un tiro sul secondo palo, chapeau, uno contro uno secco lasciando Giorgio Di Pietro sul posto e la nostra Lisa Ponti va a realizzare col numero 46, gran gol e poi piazzato sul secondo palo anche Monica Pussa, nulla ha potuto. Bello anche questo scambio, bel passaggio di Giada Babbo per Virginio Chino che si è mossa con timing perfetto, anche questo era uno schema preparato perché si è proprio mossa sulla finta di Giada facendosi trovare puntuale all'appuntamento, poi sul capovolgimento di fronte tiro di Ferrazzi parato e poi tentativo di contropiede, ma Michela Cobianchi un po' con le cattive riesce a frenare l'impeto di Giada Babbo, ha rischiato perché l'ha proprio portata a terra e anche trattenuta quando era già a terra, quindi era al limite per anche una chiamata di due minuti. Attenzione, vediamo in cronaca, Duran gioca con Ucchino e si propone lo scambio anche con Di Pietro, poi penetrazione di Ucchino che va a sbattere contro, credo sia Gozzi se non ho visto male, sì. Lo Gozzi è rimasto a terra, probabilmente ha cercato di provocare uno sfondamento e ha avuto la peggio perché il contatto c'è stato, era un po' ancora, si stava girando per presentarsi di fronte al portiere, quindi non era ancora completamente girata e credo che abbia colpito più con la spalla al volto di Giulia. Ora c'è l'ingresso in campo del medico. Deve aver preso un bel colpo al volto, credo, che vediamo ancora sofferente. Si è comunque rialzata.
sta andando in panchina con le sue gambe, quindi nulla di grave, un bel colpo, probabilmente anche risentito un attimo, però ora ovviamente va in panchina a prender fiato e a ristabilirsi un po', però segnaliamo nulla di particolarmente grave, lo ha fatto con le sue gambe, quindi probabilmente fra poco potrà tornare sul terreno di gioco. Pronto a riprendere il gioco, si è asciugato il terreno perché ovviamente la giocatrice a terra aveva lasciato umidità ed ora si può riprendere il gioco, sempre con Brixen avanti due reti e con possesso palla, quindi palla del potenziale più 3 per le altoatesine. Duran, Di Pietro, cambio di posto con Ghilardi, ancora Duran, Ghilardi, scarico per la destra, il passaggio non è preciso, arriva anche sul piede, quindi palla recuperata, controattacco Cassano, seconda fase, Cobianchi sulla destra, si accentra, incrocia con Elisa Ponti, poi scarica su Frasia dalla parte opposta, cercato di servire Eva Boggi, c'è stato quasi un contatto d'avversario, poi Sofia Ferrazzi riesce comunque a trattenere il possesso del pallone, si deve ricominciare dentro nel frattempo Laita, Cobianchi dal centro, cerca l'uno contro uno ma si muove bene Duran, causa lo sfondamento, attenzione perché c'è anche contropiede questa volta sul lato destro, provato in estremis Boggia a disturbare Notte Dufner ma non si è fatta disturbare eccessivamente, va a realizzare col numero 18 Barbara Notte Dufner, nuovo più 3, 15-18 quando siamo al decimo del secondo tempo, quindi due terzi di gara sono andati, tanto vediamo aggiornamenti da Conversano dove i nostri ragazzi a 2 minuti e mezzo al termine sono sotto 20-14, quindi poche chance di poter ribaltare il match che ci ha visto inseguire fin dall'inizio con quel parziale di 3-0 nei primi 5 minuti. Non siamo mai riusciti a recuperare, siamo arrivati vicini 2 gol nell'intervallo ma ora siamo sotto di 6, mancano 2 minuti, quindi direi che il risultato a favore della squadra pugliese, noi possiamo tornare tranquillamente in cronaca. Qualpa l'attacca con il Cassano che è sotto passivo, Cobianchi, sì, peccato, si libera bene di Giorgio Di Pietro, poi non riesce ad angolare il tiro e Barbara Notte Dufner presa una mano, che bella azione da manuale, l'ennesimo lancio col goniometro di Monica Puster, ma anche Barbara ha fatto una cosa egregia, bellissima, bellissima, ha fintato sul difensore andando a raccogliere la palla con una mano e poi andando al gol numero 19 più 4 per il Brixen, che sanno che deve ricucire lo strappo, massimo vantaggio Brixen che ha pareggiato il massimo vantaggio Cassano nel primo tempo. Peccato, non si trovano, si stava spostando a parte opposta Eva Boggi quando è stato servito da Ponti, scatenando il contropiede di Arasai Duran, credo abbia spostato il palo, peccato, buona la combinazione ma non si è accorta che Boggi stava cercando di conquistare posizione dall'altro lato del difensore, quindi la palla è stata facile preda di Arasai Duran che poi si è involata. Meno 5, fase cruciale, match point per il Brixen che è riuscita a prendere un vantaggio importante quando siamo quasi a metà del secondo tempo, credo massimo vantaggio, sì, sì, sicuramamente sì, e poi il Cassano ora deve riordinare le idee, non può permettersi ulteriori errori, no. Vediamo se Onelli deciderà di giocarsi un time out in questa fase o preferisce aspettare, che... Ponti, fa bene ad aspettare perché Elisa Ponti tira fuori un altro coniglio da cilindro, gol fantastico sul palo, palo e gol, e poi ci pensa Nila che sta salendo di tono Barbara Notte Dufner dopo un primo tempo un po' opaco, cioè, questo secondo tempo c'è sembrata molto più sul pezzo, però risponde Nila da par suo, gran tiro ma grande parata di Nila Bertolino. Pixel comunque rimane in attacco, sempre con Di Pietro, posizione centrale questa volta, poi Ghilardi e Duran e i suoi terzini. Risale Babbo dall'ala, si presenta in centro, uno contro uno e si guadagna un 7 metri e vediamo se c'è sanzione. No, solo tiro dai 7 metri, viene considerato un
normale fallo di gioco non sanzionabile ulteriormente, quello di Eva Boggi. Giorgio Di Pietro si è presto a battere, credo sia il primo rigore per il Brix, sai che forse sì, prova a intuire, anzi aveva intuito il lato Nila, ma questa volta non le riesce il miracolo. Brix anche si riporta a più 5. Ferrazzi, Ponti, Gozzi, risale Milan dall'ala, ancora Gozzi, Ponti, ora difesa schierata, quindi bisogna inventarsi qualcosa. Laita che risale dall'ala, sempre palloni tra i tre terzini, vediamo se c'è un cambio di ritmo, cosa chiamerà Lisa Ponti. Cambio di posto con Laita, uno contro uno di Ponti, Laita, ma viene ben controllata da Sofia Ghilardi. Due giocatrici cadono in aria, ma nulla di fatto, si riprenderà con 9 metri, anche se c'è probabilmente da asciugare terreno di gioco. Tanto diamo per la cronaca giusto il finale da Conversano, dove i nostri ragazzi hanno perso 20-15, questo è il risultato finale. Peccato. Praticamente sono quei 3-4 gol presi nei primi minuti, poi c'è stato un tiratore di rimonta, ma alla fine quello è stato il divario alla fine del match, quindi si può dire che l'avvio è stata la parte critica, poi non c'è stata possibilità o chance di riprendere. Intanto ripreso il gioco con un 1 di fatto, attenzione al contropiede. Non ci credo. Mamma mia. Tocco di classe, anche la virgola di Giada Babbo. Attenzione perché Brisco scappa via, più 6, massimo vantaggio. Vediamo Cassano che sembra avere un po' le idee confuse, probabilmente si necessita di un time out, anche infrazione di passi credo di Sofia Ferrazzi o blocco del pivot, non ho capito bene, però sta di fatto che perdiamo il possesso palla, Brisco che attacca. Quando siamo a metà del primo tempo, del secondo tempo scusate. Duran, Ghilardi, incrocia con Di Pietro, poi scarico a Virginio Chino, difesa bloccata, temo che sia arrivato il momento del time out, vediamo un po', aspetta solo se c'è. C'era il contropiede che è messo dal centro, è arrivata al tiro Eva Boggi, ha aspettato Onelli a chiamare il time out, ma c'è stata una parata spettacolare di Putin, poi sul capoggio di fronte ancora Ucchino, 1-2 consecutivo e questa volta non aspetta neanche se c'è la chance di contropiede, chiama time out sul massimo svantaggio, più 8 a favore delle ospiti. Dicevamo errore di Boggi e poi sul capovolgimento di vento di fronte ancora Virginio Chino con numero 20, quindi doppietta consecutiva per il pivot della squadra ottatesina. Ed ora deve riorganizzare le idee mister Onelli, la sua squadra che ha giocato un ottimo pallamano per 40 minuti, ma negli ultimi 5 la Bixen ha preso il vantaggio, c'è una differenza notevole di qualità tecnica nei due roster, non dimentichiamolo, però insomma ci avevamo fatto un po' la bocca buona al fatto che potessimo giocare alla pari lottando su ogni pallone, invece ora questo distacco di 8 reti ci sembra quasi bugiardo per come è stato l'andamento del match fino a pochi minuti fa. Però a un certo punto si è spenta la luce quasi improvvisamente, non ci sono state avvisaglie di peggioramento della situazione, ma a un certo punto il Brixen ha decisamente allungato con le nostre ragazze che non riescono a trovare più la via del gol. Vediamo cosa riesce a mettere in campo. Tanto vediamo di nuovo Gloria Montoli e probabilmente Eva Boggi spostata in posizione di terzino. Sì, vediamo Eva a sinistra, Ponti in mezzo, Nadine Visentina a destra, Giulia Gozzi spostata a destra con Laita alla sinistra e Gloria Montoli in posizione pivot. Questo è le sei giocatrici in campo, sempre con Nila Bertolino tra i pali. Ponti ha cercato uno contro uno, poi riesce a recuperare il pallone pur rischiando di perderlo.
Tirano palla, difesa del Bixen, sempre schierato in 6-0, deve provare Eva da fuori, salta sopra il muro ma non riesce a far scendere il pallone che si perde una decina di centimetri sopra la traversa. Siamo già alla parte opposta, Ghilardi per Duran, palla presa. Già un miracolo che ha preso quel pallone, sì. Barbara, perché era decisamente alto, ma ancora una volta una mano, quindi ha delle ottime qualità tecniche. Ghilardi ancora per Ucchino. Diciamo che in questo secondo tempo il Bixen sta cominciando a giocare molto col pivot, cosa che non ha fatto nel primo tempo. Ucchino ha realizzato credo due reti, sì, ma ha anche causato i due rigori finora conquistati dal Bixen. Da Bixen, e quindi ottimo l'apporto in questo secondo tempo. Ed ora Virginio Ucchino prova la carta del secondo portiere, quindi sarà Sara Piatti ad opporsi a Giorgio Di Pietro in questo tiro dei 7 metri. Decide di stare avanzata su quasi su 2 metri, una finta e però va a spiazzarla segnando l'angolino basso. Bixen che aumenta ancora il vantaggio, più 9. Ops. Scusate, mi ero dimenticato un gol. Chiedo venia. Laita, posizione centrale questa volta. Poggi ha provato a sfruttare un tentativo di Ghilardi di andare a rubar palla, si è buttata nel varco, però l'ha fermata falosamente Duran. Credo sia anche caduta male, perché si è fatta male pur non essendo l'intervento di Duran particolarmente falloso, quindi probabilmente nell'impatto a terra. Vediamo, abbastanza sofferente, non riesco a capire se la spalla, probabilmente un fianco. Mette, ha picchiato col fianco cadendo sul terreno di gioco. Sembra vuole provare a rialzarsi, vediamo. Il dottore per ora cerca di tenerla ancora a terra in modo da fargli recuperare un po', quantomeno abbassare la sensazione di dolore. Si aspetta sempre qualche attimo in più. Ora sembra in grado di potersi rialzare. Viene aiutata dalle compagne, quindi riesce a rialzarsi. Comunque anche lei guadagna la panchina sulle sue gambe, si tiene il fianco, sì, quindi probabilmente essendo anche il fianco destro, quindi opposto dove era Duran, si tratta proprio di un colpo. La caduta male. Caduta male, ma probabilmente caduta male. Magari gli è rimasta anche la mano sotto il fianco cadendo, qualcosa, o il pallone stesso. Potrebbe essere. Comunque, sì, potrebbe essere. Una botta al fianco, quindi vediamo per ora tranquilla in panchina, nulla di grave. Può anche lei essere in grado di poter tornare sul terreno di gioco fra qualche istante. Fa tempo dentro Jovovic a sostituirla. Prova l'uno contro uno e ancora una grande parata di Monica Ponzo, perché il tiro era angolato, era l'angolino basso, ma allunga il piedone Monica e va a neutralizzare anche questo tiro. Seconda parata con questo stile, allungandosi proprio con il suo piede sinistro a neutralizzare tiri che sembravano indirizzati all'angolino basso, ma che lei ha deviato. Adesso si riparte in attacco il Bixen, Di Pietro, Ghilardi. Buono lo schema, difesa completamente sbandata. Hanno perso un po' la Trebisonda, come si suol dire, un po' sbandate, soprattutto in difesa. E poi in attacco perdiamo ancora una volta palla. Prova a riconquistarlo Laita, ma la palla arriva comunque in qualche modo a Giada Babbo, che allunga sul più 10. Peccato, perché Cassano aveva giocato un bel match, ma a un certo punto al 40° si è spenta la luce quasi di colpo. E andiamo al 40° eravamo sotto di 3, invece ora ci troviamo sotto di 10 nello spazio di 8 minuti. È calata la concentrazione, è calata l'energia.
Ovviamente Brixen ha cavalcato l'onda dell'entusiasmo. Ha speso troppo nei primi minuti per cercare di tenere testa alle più accreditate rivali, quindi hanno visto che il punteggio era lì, quindi ci credevano, hanno dato tutto e forse hanno speso troppo sia come energia fisica ma probabilmente anche come energia mentale, perché giocare a questi livelli con una squadra forte ti fa consumare anche l'energia mentale, probabilmente non ne hanno più, perché nelle ultime azioni poca lucidità in attacco ma anche in difesa, sono saltati i meccanismi, troppe volte si stanno presentando completamente sole sui 6 metri, parte i contropiedi per il pallone perso in attacco ma anche la difesa schierata, stiamo lasciando troppe soluzioni di tiro facili alle nostre avversarie. Ora c'è il time out chiamato dalla panchina bixinese con Obernossing, che ovviamente vuole gestire al meglio questo vantaggio, ma è più 10, probabilmente vedremo anche qualche giocatrice diversa in campo, infatti vediamo già col numero 44 e col numero numero 44 si tratta di Lena Di Carlantonio, vediamo che posizione andrà ad acquisire, quindi credo a terzino sinistro, anzi no, centrale, quindi Duran a sinistra e Di Pietro a destra, quindi un attimo di riposo per Sofia Ghilardi e dentro Lena Di Carlantonio. Prende gioco, girano palla ai tre terzini, chiama schema Di Carlantonio, schema 1, quindi dovrebbe essere un classico taglio dall'ala, eccolo qua, palla per Duran, ancora Di Pietro e poi tentare di servire Di Carlantonio ma ruba palla Ponti, vediamo se c'è possibilità del contropiede con Jovovic che passa la palla. Non c'era cercava un pivot che non c'era perché c'erano solo tre giocatrici del Big, hanno quasi si sono quasi disturbate a vicenda, sì, perché erano solo loro tre e hanno quasi perso il pallone da sole. Ho però avuto non c'era un nostro pivot quindi palla persa Brixen dopo una buona difesa riattacca. Non riusciamo a trasformare dietro Carlantonio, cerca Babbo che intanto era risalita, stava risalendo però. Quindi non quello che abbiamo detto prima, si trovano occhi chiusi Duran e Babbo. Di Carlantonio probabilmente ha meno minuti sulle gambe, quindi non ha questa intesa così efficace, infatti ha servito palla a Babbo mentre Babbo invece risaliva da parte opposta, poi sul capovolgimento di fronte Cassano riesce a sbloccarsi dopo parecchi minuti senza reti. ...17-27... siamo entrati intanto negli ultimi 10 minuti del match. Brixen attacca, Occhino, Di Pietro, Duran, finta Jovovic, ma non riesce a prendere la palla perché esca dal terreno di gioco, peccato. Mi va letto bene quella linea di passaggio ma non è riuscita a fermare il pallone. Riprende il gioco Di Pietro, Di Carlantonio per Ucchino che ancora una volta si libera, altro paratone di Nila Bertolino, contropiede seconda fase ma va Di Pietro a fermare la nostra Giulia Laita. Riprende il gioco, tanto anche cambio dalla panchina di Cassano, entra Rebecca Geller alla sinistra. Prova a mettere forze fresche, però ormai il distacco è ampio. 9 minuti al termine, 10 reti a recuperare. Visentin. Ferrazzi in un'insolita posizione di ala destra. Stavo dicendo Ferrazzi alla destra, ma non riuscivo a convincermi di quello che stavo per dire. Però ti ho convinto io. Invece poi passaggio per Rebecca Geller, che però recupera palla quando è già oltre la linea del terreno di gioco. Poi ancora Occhino. Tocca Bertolino ma non riesce a fermare, credo ci sarà anche sanzione esatto per Sofia Ferrazzi che ha la sua seconda esclusione, anzi le uniche due esclusioni per il Cassano sono state a carico di Sofia Ferrazzi, segnaliamo questa particolarità, mentre per il Brixen abbiamo avuto Andrea Edernel e Virginia Occhino, quindi due sanzioni a parte ma per il Cassano combinate alla stessa giocatrice. Prende gioco Jovovic, Laita, Geller, ancora
Palla dalla porta opposta, Visentin, Jovovic, girano palla, prova l'uno contro uno, Laita cerca un tiro secondo palo, ma ha intuito le intenzioni Pustner andando a neutralizzare il tiro, che non era potentissimo, era solo piazzato, ma partendo in anticipo ci arriva Monica Pust, poi capovolgimento di fronte e bella parata per Sarapiatti sul numero 69, che nel frattempo è entrata all'ala destra, vale a dire Elisa Sozio. Brixen, Di Pietro, ancora Sarapiatti, poi ancora Sara su Di Pietro. Bene l'approccio al match di Sara, che si può giocare questi 7-8 minuti finali per fare un po' di esperienza e l'entrata in campo concentrata come deve fare una giocatrice chiamata a giocare negli ultimi minuti del match. Jovovic prova uno contro uno, viene strattonata e credo che ci sarà due minuti anche per Durham. Durham si lamenta che è stata Jovovic ad approcciarsi abbassando un po' troppo il busto e il capo, però l'arbitro non sente ragioni, il contatto c'è stato e quindi due minuti. Quindi ristabilita la parità numerica, poi il Cassano quando rientrerà Sofia Ferrazio, chi per essa fa 40 secondi, potrà sfruttare la superiorità numerica. Jovovic contro Babbo, bella lotta di gambe tra due delle giocatrici più veloci, più esplosive di questo campionato. Laita, Jovovic che questa volta non trattiene il pallone, finisce in palo laterale, riparte Brixen. Ops. Babbo, Ghilardi, Di Pietro, ancora Di Pietro, Ghilardi, giro palla del Brixen a cercare una situazione di superiorità numerica e viene creata da Ghilardi che tira da fuori. Numero 28, Sofia Ghilardi va a realizzare, credo che abbia messo a segno un po', dovrebbe essere la sua terza rete, contando che è entrata nella parte finale del primo tempo, non male. Laita, Jovovic, scarico per Visentin che era doppio pivot, sfrutta male la superiorità numerica, c'era possibilità di giocare con doppio pivot, sì, però il passaggio deve essere un po' più preciso e invece palla bassa che è stata ben coperta dalla difesa del Brixen che si riporta in avanti, siamo... in attacco con Ghilardi, ancora Di Pietro, gira palla, tenta di servire il pivot ma c'è un'azione fallosa, intanto nel frattempo è entrata col numero 77 anche Vicky Vicoler, ruolo di pivot, riposo meritato per Virginia Occhino che ha disputato un gran bel match. Ghilardi, attenzione, meno male, in extremis è andata a disturbare al momento del tiro Sofia Ferrazzi, perché Ghilardi, visto che era completamente indisturbata, stava per approcciarsi al tiro da molto vicino agli 10 metri. In extremis Sofia è andata a deviargli il tiro. Ancora bello, un passaggio per Vicoler che riesce a girarsi eludendo la guardia di Montoli e realizzare col numero 77. Gloria anche per lei. 30. Più 13 è diventato un passivo pesantissimo. Cassano che ha giocato alla pari per 45 minuti e poi si trova incredibilmente sotto di 13 reti. Con il Brix che ha mandato in rete 7 giocatrici diverse, comunque anche per il Cassano 8 le marcatrici diverse a referto. Visentin, Broggi che nel frattempo ci piace segnalare che è rientrata sul terreno di gioco e proprio lei va a segnare il gol. Segnaliamo che comunque ci fa piacere vederla in campo, quindi nulla di grave, mentre non si è ancora ripresa completamente dalla botta precedente Lucia Gozzi, che vediamo con il ghiaccio sulla fronte, il colpo c'era stato e bello tosto. E ora chiaramente, visto il punteggio, preferisce anche non rischiarla per rimandare in campo Onelli. Attenzione, contropiede per... no, peccato!
non riesce, millimetrico, cioè... il lancio di Sara, riesce a prendere la palla Gloria, esatto, dovendo rallentare la corsa, riesce a prendere, poi quando si gira gli scappa via. Peccato, gran lancio di Sara, di Sara Piatti. Ora optiamo per una marcatura uomo su Di Pietro con Giulia Laita. Frattempo gli altri ragazzi giocano con Di Carlo Antonio, che sorprende tutti, indisturbata, tiro a fil di palo e va a realizzare. Tanto entriamo negli ultimi 3 minuti. Sempre più 13. Partita a due volti, partita equilibrata, sì, per due teste fino a 40esimo. Poi nel finale Brixen ha messo in campo maggiori energie psicofisiche, allungando in maniera decisa. Cassano si è spento di colpo, a un certo punto si è trovato sotto di 3-4 reti, non riuscendo a reagire, ha mollato il colpo, sprofondando fino all'attuale meno 13. Poi qualche spazio, ma nulla più. Ora bella combinazione Laita Montoli, che si guadagna un tiro di 7 metri ed anche l'esclusione per Giorgio Di Pietro. Fa chiaramente segno l'arbitro che ha trattenuto, anzi no, non era Di Pietro ma col numero 77 era Bicoler, che deve accomodarsi in panchina per 2 minuti, contando che mancano 2:10 al termine, potrà rientrare solo a 10 secondi dalla triplice sirena. Laita va a realizzare, nel frattempo è entrata Melanie Pertaler, quindi segnaliamo che quantomeno Giulia Laita ha avuto una percentuale al tiro dai 7 metri, 5 su 5 se non ricordo male. Attenzione Ghilardi, viene contratta, quindi si riprenderà con un 9 metri. Tata Iva Boggi andare a disturbarla. E poi sorprende tutti battendo in maniera repentina il Brixen e mandando a tiro già da babbo. La nostra giocatrice ancora non si erano schierate, che il Brixen già batteva la rimessa in gioco. Piccola distrazione, ci sta, ma non ci dovrebbe stare. Visentin, Laita, Broggi, ancora giro palla prolungato, cambio di posto, anzi doppio pivot per Visentin, scarico per Broggi, uno contro uno, in maniera caparbia, ma Melanie devia, e però c'è un tiro dai 7 metri perché gli arbitri hanno considerato che l'ultima spinta su Eva Broggi è stata determinante. E quindi tiro dai 7 metri e sarà Rebecca Geller a incaricarsi del tiro, quindi cambia la rigorista per Onelli, che si fa parare il tiro da Pertaler, non sfrutta l'occasione Rebecca. Ed ora un bel passaggio per Virginio Chino, che stampa la palla sul palo ed è questa l'ultima azione del match. Brixen che vince nettamente qua al Palattacca, risultato finale 19-32, abbiamo detto partita da due volti, buon Cassano per 40 minuti ma le partite durano 60. Il Brixen ha avuto pazienza, ha sofferto all'inizio quando il Cassano si era portata addirittura in vantaggio 4-0, ha saputo reagire con calma, non in maniera disordinata, ma si è riorganizzata velocemente, prima ha realizzato la partita, poi ha contenuto il Cassano nella fase centrale del match, appena il Cassano ha mostrato un minimo di flessione ha colpito in maniera cinica, portandosi fino al massimo vantaggio più 13, che è quello con cui ha concluso il match. Bene, io ringrazio tutta la crew, quindi a cominciare da Davide Milan alla telecamera, Silvano Lonardo allo score qua a fianco a me,
in voce mi hanno allietato, spero, con il racconto di questa partita. Davide Bianchi e sottoscritto Luca Basile, e ci salutiamo con il consueto buona palamano a tutti. Ciao.